Ma il Natale è una festa copiata da religioni pagane? No. Il video potrebbe anche finire qui. Si tratta di una verità oggettiva e non discutibile, come 2 più 2 uguale 4. In questo video massacrerò a sangue l'idea che il Natale sia in qualche modo copiato da feste pagane. E prima dobbiamo fare una premessa. Questo mito, come tutti gli storici rifiutano, è parte di un mito più grande, ossia la Jesus Myth Theory. Questa è una teoria pseudoscientifica e pseudostorica secondo cui il personaggio storico di Gesù non è mai esistito, ma che sia tutta una farsità, tutta una montatura dei 12 apostoli. La Jesus Myth Theory è ritenuta pseudoscienza da tutti gli storici con ampio consensus del mondo accademico, il che è ironico perché è ritenuta vera da diversi miei detrattori. Tutti gli storici concordano che Yehoshua ben Yosef, che è il vero nome di Gesù, è realmente esistito. Poi che fosse divino, miracoloso, quello è dibattibile. Quello è materia di fede, no? Ma tutti sono concordi che ci sono abbondantissime prove, cristiane e non, della sua esistenza. Ma questo non è il video per tale tesi. La Jesus Myth Theory è una bufala sostenuta da 4 gatti, non meno del terrapiattismo. E in seno a questa teoria c'è l'idea che, essendo Gesù mai nato, beh, allora la sua data di nascita è stata inserita, a caso, il 25 dicembre, giorno in cui, secondo questa teoria, altre divinità erano già venerate e copiando la vita di queste divinità. Come sapete, io non discuto con i disinformatori, io gli permetto di perdere. Iniziamo da Horus, che è forse il più famoso. La teoria è questa. Horus è nato il 25 dicembre da una vergine il cui nome inizia per M, è stato battezzato, ha predicato per 30 anni, è stato crocifisso, è morto e poi è risorto. Bella argomentazione, però quale sarebbe la fonte? My source is that I made it the fuck up. Nessuna di queste cose è vera. Horus è figlio di Iside, il nome che, come avrete notato, non inizia per M, neanche usando i geroglifici. Iside era sessualmente attiva con suo marito e da nessuna parte definita vergine, anzi era la dea della fertilità, concetto un po' opposto a quello di verginità. Horus non è nato il 25 dicembre, a dire il vero non c'è una sola fonte che attesti una qualche data unica della sua nascita, non è mai stato battezzato, non ci sono fonti che attestino ciò, e non è mai stato crocifisso, anche perché la crocifissione è una pratica che in Egitto hanno portato i persiani e poi i romani millenni dopo. Non volevo dire Horus, volevo dire Mitra! Mitra è nato il 25 dicembre da una vergine, aveva 12 apostoli, venne crocifisso, e i suoi discepoli mangiarono la sua carne ed è risorto. Nulla di tutto questo è vero. Mitra non è nato da una vergine, ma da una roccia. Anche se, in un certo senso, hanno ragione. La roccia sicuramente sarà stata vergine. Spero. Non ha mai avuto 12 apostoli, bensì 2 compagni di viaggio. Non c'è una data di nascita e, a dire il vero, il mitraismo non aveva una festività specifica, essendo un culto misterico e molto frammentato. Mitra non fu crocifisso e l'unica volta nelle sue leggende che si parla di mangiare carne è la carne di un toro che lui stesso mangia. Non volevo dire Mitra Horus, volevo dire Dionisio. Nato da una vergine, trasformava l'acqua in vino, è battezzato, crocifisso e poi risorto dai morti. Falso. Dionisio non è nato da una vergine, ma dalla coscia di Zeus. E di nuovo, in un certo senso, hanno ragione. La coscia è vergine, anche se, conoscendo Zeus, non c'è alcun mito da nessuna parte che parla di una morte di Dioniso, né tantomeno per crocifissione, che i greci tra l'altro conobbero tardissimo e aborrivano, né tantomeno di risurrezione. Era il dio del vino, quindi sì, creava vino dal nulla, ma questo non basta. E neanche lui celebrato il 25 dicembre, ma neanche per scherzo. Non volevo dire Horus, o Mitra, o Dioniso, volevo dire Buddha, nato da una vergine, il cui nome inizia con M, il 25 dicembre, crocifisso e risorto dai morti. Allora, partiamo da un presupposto. Chi cazzo glielo fa fare agli ebrei messianici, cioè i primi cristiani, di copiare Buddha? Già era un miracolo se i maggiori intellettuali ebraici conoscessero per nome Buddha, per via dell'ellenismo, garantito che non c'era un solo buddista in tutta la Palestina, e garantito che i cristiani, i primi buddisti, li hanno incontrati con l'evangelizzazione dell'India, perché diavolo dovrebbero rompere le scatole ad una religione lontanissima? Comunque, Buddha non è nato il 25 dicembre, a dire il vero non sappiamo neanche in che secolo è nato, le sue festività native sono principalmente in primavera. In secondo luogo, sua madre non era vergine, da nessuna parte descritta come vergine, è nato perché un elefante è entrato dentro il ventre di sua madre. Apro e chiusa parentesi, alcuni buddisti prendono in giro i cristiani, perché credono alla favoletta del tizio che risorge dai morti figlio di una vergine, e intanto credono all'elefante che entra in una tizia. Molto meglio, molto più credibile, ma dico, rispettarci tra esseri umani, tra credenti, non credenti, no, è troppo brutto. Buddha non è affatto stato crocifisso, mai, ed è morto in calma e non è affatto risorto dai morti. È vero che sua madre si chiamava Maya,
ma mi sembra un po' azzardato dire che non esisti se tua madre ha la stessa lettera iniziale di un'altra madre dall'altro lato del pianeta mezzo millennio prima di te. Sai, no? Statistica, numero limitato di consonanti nell'alfabeto. Non volevo dire Buddha, Horus, Mitra, Dioniso. Volevo dire Odino, che il mito di Odino non è matematicamente possibile che fosse nota dei pescatori ebraici vissuti nel primo secolo dopo Cristo, anche perché i contatti con i vichinghi sono stati molto dopo e la loro mitologia venne messa per iscritta molto dopo che i cristiani già celebravano la festa sicuramente il 25 dicembre. E ho già discusso l'idea di Odino Babbo Natale in un altro video. E non volevo dire Odino, Buddha, Horus, Mitra, Dioniso. Non volevi dire un bel po' di cose. Krishna! Krishna è nato il 25 dicembre da una vergine, fu crocifisso e poi resuscitò. Inutile ripetervi la poesia, da nessuna parte si menziona il 25 dicembre per Krishna, da nessuna parte si parla di una vergine, anche perché aveva già avuto 7 figli, morì colpito al piede, proprio non c'entra niente, e il suo spirito è andato subito nel regno degli dei, non si parla da nessuna parte di 3 giorni e cose simili. Beh, i cristiani potrebbero aver copiato dagli aztechi, nessun cristiano ha mai avuto contatto con gli aztechi per millenni. E allora i Saturnalia, i cristiani hanno copiato i Saturnalia, 17 dicembre fino al 23 dicembre, neanche stavolta. Ho la mia ultima carta trappola, il solstizio d'inverno. Ecco, sì, hanno copiato il solstizio d'inverno, cioè il Sol Invictus romano, in cui, siccome è inverno, il mondo soffre, no? E quindi tipo peccato, no? No? E beh, comunque, il 24 dicembre, che è la notte più fredda dell'anno, a quel punto il sole fa il suo percorso più breve e lo fa sotto 3 stelle, scaccomatto credenti, come i re magi, hai capito? Sì, ho capito, non far ridere. E a quel punto il sole, dopo aver fatto la sua ora più buia sotto una stella a croce, cioè il crocifisso, no? Riprende a fare sempre di più la sua luce, cioè risorge. Allora, ho un dubbio. Primo, Gesù il 25 dicembre mica muore, quella è la Pasqua, ci siamo un po' confusi qui, la Pasqua è in primavera e già solo con questo ho distrutto e il video potrebbe anche finire qui. Secondo, il solstizio d'inverno era il 21 dicembre e non il 25 dicembre. Terzo, il Sol Invictus è una festa nata secoli dopo che il Natale già si celebrava in quel giorno, eh? Ed è nata con scopo, tra l'altro, esplicitamente anticristiano. Quindi semmai sono i romani che hanno copiato i cristiani. Sai com'è? Li perseguitavano. I cristiani festeggiavano il 25 dicembre già da molto tempo prima. Lo conferma Papa Giulio I nel 350, e prima di lui Sesto Giulio Africano nel 221, e prima di lui Tertulliano nel 207, e prima di lui Ippolito di Roma nel 203, e prima di lui Evodio di Antiochia, che è morto 40 anni dopo Gesù. Non sto scherzando, è morto nel 69! 69! Meraviglioso! Straordinario, il santo più importante della... per forza, obbligatorio. Cioè, per forza. Il Sol Invictus venne imposto alla fine del terzo secolo. Quindi a meno che i cristiani non avessero la macchina del tempo, tipo Christian Gate, mi pare inverosimile che abbiano plagiato. Inoltre, mentre il cristianesimo era una religione che da secoli esisteva con le sue tradizioni, il Sol Invictus era un culto artificiale, che è nato per volere dello Stato, creando e fondendo diversi culti solari che non c'entravano niente tra di loro e incentrandoli sulla figura dell'imperatore. E prima della seconda metà del IV secolo era una festa che praticamente nessuno, a parte l'imperatore, festeggiava. Lui se la cantava e lui se la rideva da solo. E non solo. Il Sol Invictus era un dio, non una festa. Non ha un giorno specifico associato a lui, e le uniche due fonti in tutta la storia dell'umanità che collegano il 25 dicembre al Sol Invictus sono il calendario filocaniano e il fatto che il Tempio al Sole fu dedicato il 25 dicembre. Basta! Tutto questo molto dopo che i cristiani già da secoli avevano il 25 dicembre come Natale. Tutti questi miti che avete sentito, cioè che la Chiesa avrebbe plagiato delle inesistenti feste pagane il 25 dicembre, nascono da un egittologo protestante, che in realtà era autodidatta e fu correttamente rigettato da tutti gli egittologi, il quale non fornì nessuna fonte, sembra un classico video risposta a morte bianca, e soprattutto aveva un evidente bias. Era un protestante, odiava la Chiesa cattolica e come tutti i protestanti riteneva la Chiesa una sorta di propaggine di Satana paganeggiante. Massacrata dunque l'idea che il Natale fosse una sorta di freebooter, già che ci siamo cerchiamo di capire quando è nato per davvero Gesù. Anno, mese, giorno. Anno. La risposta è che è nato tra il 6 e il 4 avanti Cristo. È nato prima di se stesso, pensa un po'. Questa è l'opinione della stragrande maggioranza di storici e teologi. Il motivo è semplice. I Vangeli attestano che Gesù è nato mentre Erode il Grande... tra virgolette, mai aggettivo più inopportuno, era un pezzo di merda atroce Erode ha regnato
dal 36 fino alla sua morte, che non si sa se è stata il 4 o l'1, giù di lì. Quindi Gesù non può essere nato l'anno 0 né più tardi ancora, massimo l'1. Ora sappiamo che Gesù è nato negli ultimi anni di regno di Erode, perché i Vangeli scrivono che quando Giovanni Battista iniziò a predicare, Tiberio era imperatore, il che significa che circa il 28 d.C. E quando Giovanni predicò, Gesù aveva 30 anni, il che significa che, se sottraete, Gesù è nato per forza prima dell'anno zero, proprio a ridosso della morte di Erode. Questa data è confermata da un secondo postulato. I Vangeli dicono che quando Giovanni predicava, il grande tempio di Gerusalemme era al suo 46esimo anno di costruzione, ossia sempre in quei due anni lì. Questo è il motivo per cui ancora oggi i Vangeli sono considerati da un punto di vista storico, non parlo di miracoli, parlo di eventi e nomi politici, delle fonti storicamente accreditabili, cioè forniscono riferimenti esterni che combaciano in loro in maniera coerente. L'anno preciso potrebbe essere il 5, perché i Vangeli parlano di una cometa che, secondo un astronomo, sarebbe effettivamente passata il 5. Mese, non lo sappiamo di preciso, sappiamo solo che faceva freddo. Perché? Perché sappiamo che c'erano dei pastori la notte fuori con le pecore quando Gesù è nato, e questo corrisponde ai mesi invernali in cui le pecore, ancora oggi in Israele alcuni mantengono questa pratica, questa tradizione, vengono lasciate fuori sotto il controllo dei pastori. I romani facevano fare censimenti nei mesi freddi, tra l'autunno e l'inverno, e ricordiamo che in Palestina l'inverno non è molto rigido, e che la profezia del libro di Michea sanciva che il Messia sarebbe nato a Betlemme. Ora passiamo al giorno preciso. Non lo sappiamo, non siamo sicuri dell'anno, del mese, figurati del giorno. Non c'è scritto da nessuna parte, esistono solo speculazioni. E quali sono queste teorie? Tutti i profeti biblici hanno vissuto secondo il calendario integrale, ossia sono tutti morti lo stesso giorno della loro nascita o del loro concepimento. Perché, al solito, la Bibbia è piena di ricorrenze numeriche precise. Gesù, essendo il Messia, realizza tutti gli step della vita di un profeta ebraico classico. La persecuzione, la predicazione, il viaggio, digiuno nel deserto, miracoli, tutte le cose. Ora, Gesù è morto il 25 marzo, il che significa che o è nato il 25 marzo o è stato concepito il 25 marzo. Ora, analizzando la numerologia biblica, il primo giorno in cui Dio crea il mondo era un equinozio di primavera, perché Dio ha diviso alla perfezione il giorno dalla notte. Equinozio di primavera, 20 marzo. Adamo, il primo uomo, è il 25 marzo, il sesto giorno. Per la tradizione ebraica, dunque, 25 marzo è numerologicamente il giorno in cui l'umanità nasce. E siccome Gesù è il nuovo Adamo, così ne parlano i Vangeli, e siccome sappiamo che quando è nato faceva freddo, secondo questa interpretazione Gesù fu concepito il 25 marzo ed è nato precisamente 9 mesi dopo, ossia il 25 dicembre, e morirà lo stesso giorno del suo concepimento. Inoltre, il professor Talmon, che è ebreo, ricostruendo i turni sacerdotali ebraici, usando la più moderna archeologia e analizzando il testo del Vangelo, ha scoperto che l'arcangelo Gabriele dice una cosa molto specifica. Nei Vangeli sta scritto che Zaccaria è quello a cui viene detto che suo figlio, Giovanni Battista, nascerà. Glielo dice mentre lui è sacerdote nel turno di Abia. Il che significa che Giovanni ha una possibilità su due di essere nato il 25 giugno. Sappiamo che Gesù è stato concepito 6 mesi dopo il concepimento di Giovanni, perché lo stesso arcangelo a passare 6 mesi dopo da Maria a fare l'annunciazione. Il che significa che 25 settembre più 6 mesi fa ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. 25 marzo. Detto questo, si tratta di teorie, nessuno affermerebbe con certezza di sapere anno, mese e tanto meno giorno, si tratta di questioni del tutto aperte. Quindi, per concludere, smettetela di vedervi documentari privi di fonti e screditati da tutti gli storici e ascoltate gli storici e documentatevi in maniera indipendente. Ascoltate il consensus e basta Sol Invictus, che tra l'altro per essere Invictus ha perso male. Vi lascio il link Amazon della Bibbia in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai una cata al mio Tipeee, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione trovate anche i miei libri, il mio fumetto e le magliette. Se questo video ti è piaciuto, ti metti a mettere mi piace e iscriviti a questo canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video. Si ringrazia l'oscuro teologo per aver visionato questo video e buon Natale. Non buon Sol Invictus. Buon Natale.